Abbiamo votato l'ultima fiducia il 31 luglio, adesso ci risiamo. Vogliamo ricordarci a cosa serve la questione di fiducia? Ricordiamolo ai cittadini che, secondo il diritto, l'esecutivo pone la questione di fiducia su un disegno di legge, qualificando tale disegno come fondamentale per la propria azione politica. Nella prassi, il governo impedisce il dibattito parlamentare e quindi impedisce al Parlamento il miglioramento delle leggi. Berlusconi, tra il 2001 e il 2006, totalizzava 50 fiducie in 55 mesi, quasi una questione di fiducia al mese. Nel corso del suo quarto mandato, da maggio 2008 a novembre 2011, raggiunse il suo record personale con 53 voti di fiducia, vale a dire 1,26 voti di fiducia al mese. E arriviamo a Matteo Renzi. Dall'inizio del suo mandato, da febbraio ad oggi, ha chiesto 19 volte la fiducia, praticamente 2,7 voti di fiducia al mese. È proprio il caso di dirlo, l'allievo ha già superato il maestro. Ovviamente, inutile dire che allora il PD si stracciava le vesti, ora invece sembrano convinti e vogliono convincerci che sia arrivato il nuovo salvatore della patria. Ma fatemi capire cosa pensate, cosa vi aspettate? Davvero il discorsetto sulla fiducia, su quanto sia importante il decreto sugli stadi per l'attività del governo? Quello che pensiamo sul provvedimento lo diremo in dichiarazione dei voti. Io faccio questo discorso sulla fiducia perché lo devo agli italiani ed il mio ruolo lo richiede, ma voglio che sia chiaro che stiamo assistendo ad una grande presa per i fondelli, l'ennesima. Ecco cosa avete fatto negli ultimi 20 anni. Avete fatto finta. Finta di parlare, finta di litigare. Da quando il Movimento 5 Stelle è entrato in Parlamento, la pacchia è finita, il teatrino è crollato e adesso il sistema si è compattato e non può più fingere. È già una conquista. I cittadini sanno e non assistono più passivamente alla commedia scenata nei talk show. Si sono stancati di far entrare nelle loro case fiumi di parole vuote. I cittadini adesso cambiano finalmente canale. E allora smettetela con questa presa in giro. La fiducia non riguarda il governo Renzi, ma il sistema Renzi. È evidente a tutti che questo governo oggi chiede la fiducia ad una maggioranza nella consapevolezza che domani, magari sul massacro dell'articolo 18, avrà bisogno di un'altra maggioranza. Luigi Zanda, capogruppo PD in Senato, e Dennis Verdini, che non ha bisogno di presentazione, ma diciamo il braccio destro di Berlusconi, si sono espressi e assieme si sono trovati d'accordo il 99,8% delle volte. Daniela Santanchè, in 371 volte, ha votato come il ministro Maria Elena Boschi, praticamente il coronamento del partito unico. E allora, cos'è cambiato? Ci chiedete la fiducia su che cosa? Cos'è cambiato dall'ultima fiducia ad ora? Il governo non ha fatto nulla, ma nel mondo reale, quello in cui le famiglie non arrivano non più alla fine del mese, ma a metà del mese, qualcosa è accaduto. L'Istat chiarisce che l'economia continua ad arretrare, i debiti della pubblica amministrazione non sono stati pagati. La Merkel ha ribadito che dobbiamo tutti continuare a sacrificarci per stare dietro alla Germania. E Renzi, al posto di cogliere al volo la richiesta della Francia di non farsi strozzare nell'interesse dei cittadini, ha garantito che continueremo ad obbedire alla Germania. Renzi ha dichiarato che per la riforma del lavoro non dobbiamo partire da chi non ha il lavoro per migliorare la sua qualità di vita, no, dobbiamo peggiorare la qualità di chi ha già il lavoro, così saranno tutti uguali. Pensate che ideona. Renzi ha chiarito che il blocco degli stipendi coinvolgerà tutti, anche le forze di polizia che garantiscono la sicurezza di tutti noi. Tutti, il blocco di stipendi riguarda tutti tranne i parlamentari. Tagliatevi voi lo stipendio una volta per tutte. Vedete, io sono convinto che tanti giovani sarebbero pronti a lottare per il loro paese e se gli dici che il paese è economicamente in ginocchio, loro saranno disposti a farsi in quattro per farlo rialzare, ma non accetteranno mai di lottare per un paese ingiusto in cui i ladri e i furbi la fanno sempre franca. I giovani non stanno scappando da un paese povero, stanno scappando da un paese ingiusto. Nel frattempo,
il sistema Renzi continua ad ignorare l'unica proposta che è già una realtà in tutta Europa e che potrebbe risollevare le sorti e le vite dei cittadini italiani garantendo un reddito a chi è più in difficoltà, cioè il reddito di cittadinanza. E allora di cosa stiamo parlando? Qui il governo non chiede un atto di fiducia, chiede un atto di fede ai sudditi seduti in Parlamento e dunque a tutti tranne che a noi. La Camera dei Deputati è immobile. Scusi, onorevole Bonafede, mi scusi, onorevole Bianconi, grazie. Grazie Presidente. La Camera dei Deputati è immobile, si dovrebbe lavorare nelle commissioni con lo stimolo e l'orgoglio di andare poi in aula e portare la voce dei cittadini. E invece si lavora nelle commissioni con la rassegnazione di entrare qui in quest'aula e attendere che da un momento all'altro il Ministro Boschi entri da quella porta per dire che il Governo ha posto la fiducia. Basta! Non parliamo poi del Parlamento in seduta comune nel sistema Renzi. Le due Camere si dovrebbero unire per compiere scelte illuminate. Immagino che fosse questa l'idea che aveva ispirato i padri della Costituzione. Chissà se avrebbero mai immaginato che quella intuizione, quella luce, si sarebbe spenta per dar vita allo spettacolo indecente a cui abbiamo assistito per l'elezione del CSM e della Corte Costituzionale. Una sfilata di burattini che entrano col pizzino in una cabina per eseguire la volontà di due persone. Non è buona fede. Come vede, io sto seguendo attentamente il suo intervento. La parola burattini rivolta ai suoi colleghi io non gliela posso consentire. Presidente, quindi la pregherei di usare un altro termine. Presidente, la ringrazio. Se mi sospende il tempo, per favore, la parola burattini implica un giudizio politico che non saprei come altro sostituire. No. Quindi se lei mi vuole suggerire un altro termine, no, io sarò... Lo trovi lei, non è il mio compito quello di suggerirlo. Consiglio. Il mio compito è solo quello di mantenere il rispetto tra tutti noi. Grazie. Benissimo, ad eseguire col pizzino in una cabina, per eseguire la volontà di due persone, uno il Presidente del Consiglio, mai eletto da nessuno, l'altro condannato per frode fiscale buttato fuori dal Parlamento. Ho sentito il Ministro Boschi più volte ripetere il mantra che le regole si fanno tutti insieme. Eh no, il Governo ha il dovere di scegliere i propri interlocutori. Se una persona è stata eletta, in quel momento è un possibile interlocutore, ma se quella persona poi viene condannata e per legge espulsa dal Parlamento, allora non è più un possibile interlocutore. Soprattutto non lo è e non può esserlo se si tratta di stravolgere la Costituzione. Non è e non deve esserlo se si tratta di individuare due giudici della Corte Costituzionale. E qualcuno dice: Berlusconi ha fatto l'accordo con Renzi, voi del Movimento 5 Stelle no. È normale che Berlusconi ottenga un nome alla Corte. Gravemente falso. È già allucinante che un condannato buttato fuori dal Parlamento possa toccare la Costituzione. Perché consegnargli anche la Corte Costituzionale? Ma soprattutto la Corte Costituzionale non è di Renzi e nemmeno del PD. Renzi e Berlusconi l'hanno inserita nel patto del Nazareno, non potevano farlo. Se lo hanno fatto si dovrebbero solo vergognare. Quando Berlusconi cercava di politicizzare la Corte Costituzionale, il PD si stracciava le vesti. Ora invece sembrano convinti che sia arrivato il salvatore della patria. Per non parlare poi del CSM, ma l'avete letto l'articolo 104 della Costituzione che sancisce l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri, esecutivo e legislativo per inciso, quando avete piazzato 5 parlamentari e un sottosegretario dell'esecutivo all'interno del CSM? Nemmeno Berlusconi, nelle sue più rosee aspettative, avrebbe mai pensato di mettere le mani su Corte Costituzionale, CSM, responsabilità civile dei magistrati con totale blocco del pacchetto anticorruzione, articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Non se lo sarebbe mai sognato e infatti non c'era mai riuscito in 20 anni. Ora ci sta riuscendo mentre gioca a carte con gli anziani a Cesano Boscone. Dovete lasciare libero il governo. Siamo nel voto di fiducia e nel dibattito sulla fiducia. Grazie. Grazie Presidente. Dicevo che ora ci sta riuscendo mentre gioca a carte con gli anziani a Cesano Boscone. Curiosa la vita, non si deve nemmeno impegnare. Pensa a tutto il Presidente del Consiglio Renzi. Oggi il PD non si straccia più le vesti. E non per nobili ragioni, e nemmeno perché abbiamo trovato un salvatore della patria. Fino a gennaio, qui dentro, erano tutti bersaniani e lettiani. Poi, quando qualcuno ha sentito la parolina magica, e cioè che Renzi parlava di 2000
2018, a differenza di Letta che parlava di 2015, sono diventati tutti renziani. Qualcuno abbia un sussulto di dignità qui dentro e la smetta di alimentare quella miseria non solo politica, ma anche umana, di cui il sistema Renzi si ciba quotidianamente. Grazie.